Benvenuti, è l'ultima puntata di Anima e Core. Beh, doveva accadere, amici telespettatori, che dovesse arrivare l'ultimo appuntamento per questa fortunata trasmissione che veramente ci ha riempito il cuore, perché questo programma potesse essere veramente visto da tantissima gente. Siamo arrivati in punta di piedi dentro le vostre abitazioni e adesso sembra quasi che non ci vogliate lasciare, ma intanto siamo giunti al clou che determinerà la canzone delle canzoni. Nei precedenti appuntamenti abbiamo seguito le varie performance di tutti gli artisti che si sono presentati su questo palcoscenico e abbiamo ascoltato tante bellissime canzoni. Naturalmente una delle loro 5 canzoni interpretate nel corso delle varie puntate è stata scelta dalla giuria perché è stata quella che ha ottenuto i maggiori consensi. Adesso scopriremo quali sono queste canzoni. Vi devo subito dire la novità della serata. Nel corso di questo ultimo appuntamento la giuria ha pensato di premiare indubbiamente la canzone, perché noi abbiamo sempre detto e sostenuto che in questo programma, in questa nostra manifestazione, non veniva assolutamente giudicato il cantante, ma la canzone. Quindi assegneremo il premio della critica proprio alla canzone, poi assegneremo il premio simpatia e poi il premio interpretazione. Quindi, come vedete, ci saranno tanti bellissimi momenti caratterizzati ovviamente da tanta suspense. Noi abbiamo ancora una volta voluto iniziare proprio dando il nostro ringraziamento ai telespettatori, ma soprattutto a questa amministrazione che ha creduto in questo meraviglioso progetto. Anima e Core nasce grazie anche alla sensibilità dell'amministrazione comunale di Priolo e il sindaco in testa, Antonello Rizza, che salutiamo ancora una volta. Con la sua freschezza arriva Ilenia! Ilenia, il pubblico mi acclama. Ti acclama, mamma mia, ma innanzitutto senti, complimenti per quest'abito bellissimo. Grazie. Giustamente per l'ultima puntata abbiamo fatto le cose in grande. Esatto, sono felicissima di essere qui con voi per la sesta volta, un po' dispiaciuta perché dovrò lasciare il pubblico che mi ha seguito in tutte queste puntate, mi ha acclamata come ora, i cantanti, il mio papà visto dal lato artistico, questo splendido vicoletto che rappresenta Napoli e tutti coloro che mi hanno seguita, compresa tutti. Allora, sapete perché parla così del papà dal punto di vista artistico eccetera eccetera? Perché subito dopo, fra qualche giorno, partirà per Napoli. Esatto. Perché gli è venuta voglia così, visto che noi abbiamo rappresentato Napoli alla nostra maniera, gli è venuta proprio voglia di partire e andare a Napoli. Grazie a questa rassegna partenopea ho convinto mio papà e ho già prenotato il biglietto per andare a Napoli. E vai, grazie, vai, vai, vai. Grazie a voi. E adesso dobbiamo, come sempre, dare un ringraziamento di cuore alla giuria. La giuria che anche in queste occasioni non si è assolutamente risparmiata, anzi è stata a volte anche, come dire, sottoposta a dei giudizi severi, ma è giusto che sia così, perché sappiamo benissimo che è il sale di tutte le trasmissioni, la polemica assolutamente deve sempre esistere, quando poi è costruttiva noi la accettiamo, vero maestro Di Mauro? Niente, ripeto per l'ennesima volta, molto meglio di quello non che mi aspettavo, perché gli artisti, ovviamente è inutile ripeterlo, sono tutti bravi, o Nuove Emergenze o Big eccetera, sono tutti bravi. Ma è vero che ci sono state delle polemiche costruttive, come dicevo prima? Ma ti dirò, le polemiche è guai se non ce ne fossero, pertanto ecco perché se ne parla, ma devo dire molto bene di tutte le puntate eccetera, almeno così ho sentito. Noi siamo ospitati, Rino, in questo posto bellissimo che è il centro sociale. Il centro sociale ha vissuto con noi in tutte queste settimane dei momenti fantastici. Io desidero ringraziare una persona
che, visto che parliamo di anima e core, è l'anima proprio di questo centro, il signor Failla. Grazie signor Failla per la sua preziosa collaborazione. Grazie. Non so. È emozionato stato, anche lei? No, è stata una delle serate bellissime. E a me mi piacciono le canzoni napoletane, guarda. Anzi, io sempre canto, qua c'è l'amico, qua al centro sempre che canto. Bene, bene, bene. Bene. Allora l'anno prossimo chissà che non ci sia anche lei. Rino, velocemente presentiamo anche gli altri giurati. Abbiamo il nostro mitico Gaspare, mamma mia. L'ultima puntata si portano l'anima e il cuore di Gaspare. Wow! Grazie, grazie veramente per avermi inebriato. Ci avete divertiti tutti. Viva la canzone napoletana. Grazie, grazie. Ringraziamo la nostra giuria. A dare il... Ancora collegati col centro sociale di Priolo per l'ultimo appuntamento di Anima e Core, con il quale ha messo l'anima e il cuore anche nella scelta dei brani e indubbiamente il nostro direttore artistico Rino Di Mauro, presidente di giuria anche in occasione dell'ultima puntata. Senti, ma chi l'ha fatta fa? Beh, naturalmente come sai è stato un piacere, lo stesso fatto che abbia accettato lo dimostra. Lo so. E poi... avendomi messo in queste 100 messe, come si suol dire, diciamo che era normale che io fossi almeno parte della giuria, poi avete deciso che ne fossi il direttore e ho accettato ulteriormente. Certo, noi ringraziamo il lavoro di tutti i giurati che abbiamo conosciuto poc'anzi, poi ovviamente ci risentiremo in un altro collegamento e riprendiamo la nostra manifestazione. La riprendiamo perché abbiamo voglia ancora una volta di ascoltare tanta buona musica e Anima e Core in questo nostro appuntamento ci ha fornito sempre lo spunto per conoscere dei personaggi, personaggi che si sono anche formati attraverso la nostra trasmissione. Un altro personaggio che ha fatto esplodere di gioia il cuore a tante persone a casa è indubbiamente quello che stiamo per presentare. Lo faccio con autentico piacere, è Alessandro Spitaleri. Buonasera, ciao Salvo. Alessandro, anche tu, ogni volta che ti vedo qui sul palcoscenico, questo viso così dolce, così sorridente, beh, mi fa pensare veramente ai miei esordi, quando io cercavo sempre qualcuno per potermi far conoscere. Senti, tu queste puntate, queste trasmissioni, questo Anima e Core, a chi vuoi dedicarlo in particolare? Ma guarda, in un primo impatto, così a freddo, lo dedicherei alla mia ragazza e poi a tutti i miei amici che sono venuti qua e a tutti quelli che mi stanno ascoltando. Benissimo. Già... Grazie. Già a stoppa questo ragazzo. Tu hai impressionato la giuria, tant'è che ha vinto la canzone che hai presentato, sottolineiamolo sempre questo aspetto, nel corso del quarto appuntamento. Sì. E quindi mi sembra proprio logico e giusto e opportuno presentare questa canzone. Allora lo faccio con grande gioia. È una canzone che porta la firma di Domenico Modugno ed è un autentico capolavoro. La canzone molto delicata, romantica, carezzevole ed accattivante. Con Tu sì, una cosa grande, Alessandro Spitaleri! Sì, una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me
mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così, se pure tu ti senti morire e non mi dici e non mi fa capire, ma perché e dillo namo da sola, se pure tu mi sei tremando. Cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non agiamo domani, non bene così, a così grande. Tu stessa non sai, una cosa ma non agiamo domani, non bene così, a così grande, a così grande. Era Alessandro Spitaleri con la canzone Tu sì, una cosa grande.